5-4, arriva anche il bersaglio dalla lunetta per lo sloveno. La palla parlante di Tyrus McGee manda a segnare una tripla a Rachel Thomas. Schiacciatona di mano sinistra dell'imponente centro sassarese da Evanston, Illinois. Palla nell'angolo, intanto nell'attacco di Milano. Partenza e finta da manuale del basket di Vlado Mizzo. La rimessa effettuata, la palla recuperata da Spinsu, step back, specialità della casa, si brucia il fondo della retina. Proteste di Spinsu, chiarimento con Paternicò, effettivamente bella palla di Ciccarelli, intanto che regala due punti a Tarciuschi. Vittori cardine del banco, penetrazione di Nana, gli scarico Cinciarini, quasi un dai e vai, il 21 fuori dall'arco, Carter ancora velenosissimo, ma Nana limita lento, in fondo c'è il canestro, c'è anche il fallo a rimbalzo, qui rallenta Smith per farsi prendere da Omice, creare un contatto falloso, ma lo sloveno in realtà è molto verticale, poi però c'è il problema Jack Cooley. Intanto l'attacco dell'Olimpia con Mizov che va in fondo, si appoggia al vetro, meno 5. E adesso l'attacco invece per Sassari, Polonara nelle mani di McGee contro Nedovic, cambio di direzione, assalto al ferro, appoggio al vetro, Omic è andato in aiuto e inevitabilmente arrivano i manoni di Cooley. Cooley lascia qualcosa in lunetta, il secondo libero nello specifico, Mizzo per Cinciarini, Milano costruisce un ottimo tiro in pochissimi secondi, la tripla va a bersaglio, Smith contro Mizzo, 10 secondi per tirare, dentro il pallone l'ha preso Cooley che usa Tarnowski per tirare in semigancio in corsa. Adesso il gioco a tre con Mizzo che si apre per la tripla, Gentile è 30 centimetri troppo distante e paga 3 punti. Da 57 al 57 a 46 al 57 a 53 vuol dire 7-0 di parziale. Polonara si trasforma in Jack Cooley. Gradoni è giocato. Ma non l'ha mai fatti Gradoni. Intanto Sassari comincia il quarto periodo come meglio non poteva. Adesso sul perimetro si muove il pallone ancora per l'Armani Exchange. James contro Spissu, finta di partire un paio di volte e poi lo incenerisce con la tripla. Adesso sul perimetro si muove il pallone ancora per l'Armani Exchange. James contro Spissu, finta di partire un paio di volte e poi lo incenerisce con la tripla. C'è lungo a rimbalzo Polonara, lotta, la tiene viva, palla! Adesso Pier che sbaglia, ma arriva Jack Cooley! Ancora a ripulire tutto! Dente per Sassari, ne ha presi 14 Milano. Cooley però inarrestabile, 25, taglia Mizzov, riceve e arriva a quota 16. Lotta Thomas, la porta via Omic, lancio lungo, Polonara! Due mani sopra il ferro, più 16, Banco Sardegna. Sardara e Gianmarco Pozzecco che va a salutare Simone Pieringiani. 93 a 79 vince il Banco Sardegna al Forum, dove piove anche qualche fischio.